Amici di Inter, fan TV, cuori forti, fortissimi, nerazzurri, ci siamo! È arrivato il grande giorno, 17 di gennaio 2021. Peccato davvero che Inter-Juventus non avrà la cornice che merita, o meglio il quadro che merita, perché i tifosi sono il quadro, non la cornice. Ma si giocherà la 18ª giornata di Serie A, che è già iniziata con i suoi anticipi e si concluderà domenica sera, o meglio lunedì con Cagliari-Milan, ma domenica sera il piatto forte. Inter-Juventus. Prima di andare a vedere le ultime di formazione, perché nella Juventus due cambi rispetto a quella che noi abbiamo mostrato in grafica anche giovedì sera, tra un po' vi dico e magari vi riassumo anche il mio uno contro uno, perché poi nel giovedì sera, nei pareri di tanti, non ho dato il risultato finale del gioco. Voglio però partire dal pomeriggio del sabato, perché da una parte ha parlato ovviamente Conte, dall'altra ha parlato Pirlo, e quasi quasi sentire Pirlo dire che è una partita che vale molto di più dei 3 punti, che anche se in palio lo scudetto, o comunque sarà importante per la lotta per lo scudetto, Inter-Juventus è sempre qualcosa in più. Oh, grazie a Pirlo per averlo ricordato, perché invece Conte, anche per il suo passato, evidentemente non la mette, non la può mettere, non la metterà mai su questo piano. Cioè il piano che ci piace, due mondi contrapposti, anche se bisogna parlare sempre di sport, però cosa c'è di male a parlare? Anzi, è il sale del calcio, la massima rivalità. E infatti, Derby d'Italia, Gianni Brera nel 67, non solo perché erano due squadre mai retrocesse, le due squadre con più tifosi, le due squadre eccetera eccetera in Italia, ma derby in quanto non è un valore per quanto riguarda la tecnica, la tattica, il campo, ma è una grande rivalità. Cioè Everton-Liverpool, non è che l'Everton è la squadra più forte della storia d'Inghilterra, o il Liverpool è la prima e l'Everton è il seconda. Sono due squadre cittadine, quindi la massima rivalità cittadina, la massima rivalità nazionale per tutto quello che è successo. Ve lo devo elencare? No, finisco domani, il 61, la primavera in campo, partita rigiocata, Calciopoli, Giuliano Ronaldo, e chi più ne ha più ne metta, non finiremmo davvero più. Derby d'Italia, Inter-Juventus. Invece per Conte la Juventus rappresenta solo il parametro per tutte, considerando che in questi anni ha stradominato in Italia. Poi a un certo punto, diciamo che esagera anche un po', strategia, ne abbiamo parlato anche stasera a 7 gol, della strategia. Pirlo ha detto lo conosco bene, lui fa sempre così, faceva così anche alla Juventus quando diceva che il Milan era, non so, la favorita il suo primo anno, anche. Poi strategia, però lui è andato via poi dalla Juventus. Cioè, se lui pensava quello che pensa adesso, cioè che la Juventus continuava ad aggiungere ogni anno e quindi questa visione sul futuro era quella di una squadra che avrebbe continuato a vincere, era nella squadra di cui era stato capitano. Aveva giocato 13 anni, aveva allenato vincendo 3 anni. Vedeva che Inter e Milan si stavano sgretolando a livello, diciamo, di competitività. Poteva restare alla Juventus, sarebbe passato alla storia come l'allenatore dei 10 scudetti consecutivi, o 9, o 8, o 11, o quanti saranno. Invece no, lui andò via per delle idee diverse su come sviluppare la squadra. E quindi adesso non può però venire a dire che loro aggiungono, poi aggiungono, fa il riferimento in conferenza, dice loro hanno messo anche quest'anno Chiesa, Morata, McKennie e poi anche Kulusevski. Allora l'Inter Chiesa ha messo Hakimi, no? Ha messo Hakimi, adesso facciamo uno contro uno, Chiesa ha risolto la partita col Milan, è stato decisivo, ma anche Hakimi ha fatto 6 gol e 5 assist già quest'anno. Cioè poi hanno messo Morata, ho capito, come numero 9 Morata, come numero 9 l'Inter ha Lukaku. E comunque ha comprato Sanchez, perché questo non lo dice nessuno. Sanchez era in prestito, è stato preso dall'Inter, guadagna 7 milioni all'anno. Quindi anche l'Inter ha messo una terza punta di livello. E poi Kulusevski non è venuto all'Inter all'epoca, lo disse anche per una questione, non si vedeva nel 3-5-2. E forse ha avuto ragione. L'Inter poi, quando la Juve prese Kulusevski, ha preso Eriksen, non uno che passava così per caso per strada, che poi Conte non lo utilizzi in qualche modo, ma l'Inter comunque a Kulusevski da una parte aveva preso Eriksen, e poi McKennie non si può sentire. Allora io sono uno di quelli che stima McKennie
quando Sabatini, Walter Sabatini, disse quest'estate che è un grande colpo, eccetera, io mi sono subito fidato, anche se non lo conoscevo benissimo, però dall'altra parte tu hai preso Vidal. E Vidal è il tuo pupillo, il guerriero con cui andare in battaglia, quello che hai voluto sempre fortemente. Quindi cioè, non si può sempre. Stasera 17 gol, qualcuno dice, anzi, nel film Il Corvo non può piovere per sempre e non si può nemmeno piangere per sempre. C'è sempre una continua che gli altri sono quelli bravi e gli altri sono quelli che fanno le cose per bene. Poi dice una strategia. E però nella strategia si dice anche che la Juventus dava 20-25 punti di distacco alle concorrenti. In questi anni, ma dove? Ma quando? Ma Conte forse è andato in Inghilterra e non ha visto il campionato 15-16 in cui la Juventus era all'ottava giornata, era quasi a 10 punti dall'Inter, dal Napoli, poi ha recuperato a marzo con 15 vittorie consecutive. Quali più 20-25? Ma dove? Nel 17-18, il 28 di aprile, Inter-Juventus, c'è una partita 2-1 per l'Inter fino all'ultimo con il Napoli che aveva vinto a Torino, era arrivato a un punto. A un punto ha fatto 91 punti, quali 25 punti? E l'anno prima Spalletti ha messo il record nella storia della Roma con 87 punti, è arrivato a 4 e Sarri a 5,86. 4 e 5, la seconda e la terza, quali 25 punti? Pure il primo di Conte, se vogliamo, il primo di Conte, quello 84-80 col Milan, Montari, eccetera, comunque erano 4 punti. Quindi cioè, non si può ridurre adesso la storia, così cambiamo proprio tutto, va bene, è una strategia, gli altri sono forti, gli altri sono invincibili, gli altri facciamoglielo credere, però un po' di rispetto anche per la storia, per la verità, cioè, ragazzi, cioè, non si può sentire che hanno vinto con 25 punti di vantaggio per tutti questi anni, adesso invece. C'è una squadra che sta accorciando il gas, non è così, non è successo assolutamente questo. E poi soprattutto anche in classifica oggi l'Inter ha una partita in più, ma più 4, 4 punti in più. Poi gli chiedono anche dove si può migliorare ancora nella cattiveria e nell'agonismo, nel sentire il sangue di una determinata partita sportivamente parlando e quindi puoi riuscire ad ammazzarla. Questo è vero, però se mi viene in mente il braccino, le sostituzioni con il Napoli, con lo Spezia, con la Roma, e oltre a volerla ammazzare, anche i cambi giusti. E poi gli chiedono di Vidal, non è che siccome col Real, con il Borussia Mönchengladbach non ha fatto bene, la Juve può essere un'altra di quelle partite che sente troppo, è un rischio? Lui dice no, ha esperienza e storia dalla sua parte, che gli consentiranno di affrontare nella giusta maniera questa partita. Speriamo. Parliamo di un calciatore che ha vinto tanto, ha giocato in grandi club, sono sicuro che farà bene, vale però anche per gli altri, è una gara che va affrontata con la giusta pressione senza appesantire troppo testa e gambe. Speriamo, perché per esempio anche la finale di Europa League, il Siviglia non è che era più forte dell'Inter, ma evidentemente questa troppa pressione carica, anche lì l'allenatore, perché poi Conte dice McKennie, Vidal, McKennie, Kulusevski, Eriksen, Kulusevski, Morata, Sanchez, Morata, Chiesa, Hakimi, Chiesa, però io gli chiederei anche Conte Pirlo, questo è un altro acquisto dell'Inter, Conte, e loro invece Pirlo, e quindi dobbiamo avere un aspetto in cui uno può fare la differenza oppure no? E infine la domanda su Eriksen che non manca mai, ho portato un dato di fatto per quanto riguarda il mercato, sul fatto che non ci saranno uscite, entrate se non ci saranno uscite, dobbiamo cercare di sfruttare tutto il potenziale della rosa. Apriti cielo, finalmente. Cioè, prima no, adesso. Dietro a Brozovic non abbiamo un altro play, quindi stiamo impostando Christian cercando di tirargli fuori il meglio anche in quella posizione. Ha giocato da trequartista interno, ora da regista. Avere un elemento con queste caratteristiche può sicuramente essere utile alla squadra. Intanto in Inghilterra anche Sky Sport UK stasera diceva che nella giornata di sabato, che può essere un'opportunità ad andare in prestito in questi 4 mesi, vedremo come finirà. Poi non vi annoio, anche oggi siamo vicini alla partita con le storie degli stipendi. Anche stasera ne abbiamo parlato. Luglio, agosto che scadono il 16 di febbraio, ma per tutti, tutti hanno rinviato da regolamento. C'è una pandemia in corso dove lo stesso Stato italiano permette alle società di calcio di non pagare il lordo in questo momento. Ma nonostante questo, la maggioranza delle società vuole chiedere adesso di posticipare i pagamenti di novembre e dicembre. Queste possono essere anche strategie. Ripeto, l'ha fatto la Juventus l'anno scorso, posticipare addirittura in un altro esercizio l'applauso di tutto il mondo sportivo. E invece qui ripeto, in conferenza oggi Conte, no, il
parametro, il riferimento, e anche gli esami farsa, tutto sempre un riferimento. No, sull'esame ovviamente adesso, al di là delle battute, cioè, sono due mondi contrapposti e il bello dello sport, la rivalità. Ma perché dobbiamo confondere? Dice, vabbè, ma il problema è alla base, all'origine, perché se tu vai a prendere Marotta, che poi sceglie Conte, infatti, quando è successo questo, io ho qualche dubbio, ci sono i video qui, l'ho espresso, perché adesso dobbiamo essere anche noi a tenere, no, a mandare avanti la tradizione, perché se poi tu dici il professionista viene prima di quello che rappresenta, o di quello che ha potuto rappresentare, è normale che, voglio dire, chi ha fatto la storia della Juventus oggi non può rinnegare se stesso e rinnegare la storia. Però adesso l'Inter siete voi, l'Inter siamo noi, i presidenti passano, adesso permettetemi la battuta in questo momento anche particolare. Ma non solo i presidenti, gli allenatori, i giocatori, le proprietà, la maglia anche, adesso cambiano anche le maglie, ma i tifosi restano. E allora andiamo a fare questo uno contro uno, perché Inter-Juve, i tifosi la sentono, la sentiamo molto di più di ogni altra partita, per questo derby. Allora, due cambi rispetto a quella formazione che vedete anche in grafica con Demiral e Ramsey, scusate, Demiral e McKennie. Dovrebbero giocare Chiellini e non Demiral, e non McKennie dall'inizio, ma Rabiot, con McKennie che potrebbe invece prendere il posto di Ramsey a partita in corso. Anche oggi Pirlo ha parlato di marcature, di Hakimi che può andare dalla parte di Frabotta, ma loro si difendono poi a 4 con Ramsey che si allarga, o McKennie che può entrare. E quindi infatti lui parlava di Ramsey o McKennie. Allora però andiamo nell'uno contro uno, quindi con Chiellini e Rabiot. Poi le sostituzioni, ovviamente loro, se McKennie parte dalla panchina, così come Kulusevski, sono le due armi principali a partita in corso, mentre per l'Inter restano i Sensi, gli Eriksen, i Sanchez, e vedremo chi anche Darmian potrebbe essere. Handanovic-Szczęsny, il mio voto va a Szczęsny. Io parlo del momento, di questo momento, non della storia, anche se poi su Chiellini non possiamo dare il voto a questo momento, perché a questo momento, che voto posso dare? Cioè, non lo abbiamo visto in Coppa Italia, ma pochissimo. Allora, partiamo però da Danilo Skriniar. Mi sforzo di non dare i voti solo agli interisti. Allora, Skriniar, Danilo, devo dire che Danilo quest'anno sta facendo molto molto bene. Quindi diciamo che mi gioco una parità, mi gioco una parità. E quindi restiamo 1-0 per la Juventus. Skriniar, Danilo, parità. Poi Bonucci, De Vrij, voto De Vrij. Anche perché Bonucci quest'anno, a differenza di Danilo e a differenza dell'anno scorso, non sta facendo benissimo. Quindi voto De Vrij, che all'inizio non ha fatto bene, ma poi adesso sta tornando ai suoi livelli. Quindi De Vrij, Szczęsny, parità Danilo Skriniar, 1-1. Chiellini, quindi non Demiral, con Bastoni. Allora, Bastoni e Demiral potevo anche fare X, in questo caso dico 2, cioè considero Chiellini per la partita secca, la fame che può avere. Poi tra l'altro lo scontro dovrebbe essere proprio Lukaku-Chiellini. E Lukaku non sta benissimo dopo Inter Crotone, l'ha detto anche Conte, che in questi giorni non si è sempre allenato post Roma. Speriamo che possa fare una grande partita. Comunque, diciamo che proprio per cercare di essere più obiettivo possibile, anche per capire i valori in campo, che non è solo l'uno contro uno, però per capire anche nell'uno contro uno chi può avere più carte da giocarsi, perché la Juventus non ha comunque De Ligt, non ha Dybala, non avrà, ormai credo siamo a domenica, Cuadrado, Alexandro per il Covid. E sulle fasce questo influisce, perché la Juventus sulle fasce è molto forte, invece così è un po' depotenziata senza Cuadrado e Alexandro. Quindi voto Chiellini, 2-1 Juventus, Hakimi, Chiesa. E qui Chiesa a me piace molto, è un giocatore molto forte, ha deciso la partita con il Milan, però Hakimi in questo momento è una delle principali speranze per l'Inter, per essere un fattore vincente in un duello.
Sarà poi Ramsey o McKennie che entra come esterno che si allarga a sinistra o fra Botta in seconda battuta. Comunque da quella parte si spera di poter fare molto. Quindi Chiesa Hakimi o voto Hakimi e siamo 2-2. Fra Botta e Young devo votare per forza Young, anche se nel secondo tempo, secondo me, quando Young cala, Darmian è un cambio molto molto utile e importante. Quindi siamo 4-2. Barella Rabiot. E qui devo votare anche qui Barella, ma credo che sia oggettivo. Quindi diciamo che senza Cuadrado, Alexandro e McKennie che parte dalla panchina, nell'uno contro uno Hakimi, Young e Barella hanno la meglio. Più De Vrij, no, allora ero, scusate, 1-1 con De Vrij, Chesney, parità, Skriniar, Danilo, 2-1 Juve con Chiellini, 2-2 Hakimi, 3-2 Young, 4-2, Barella, Rabiot. Poi Bentancur, Brozovic. Allora, Bentancur un po' come Bonucci quest'anno non sta facendo benissimo. Brozovic aveva iniziato malino, adesso è in grande crescita. Cerco di contenermi gli entusiasmi e voglio dare una X. Non voto Brozovic, voto una X per cercare di avere i piedi per terra. 4-2 con 2X. Ramsey Vidal, qui voto Ramsey, perché Vidal finora non ha dimostrato quello che aveva fatto tante volte in passato. Adesso dice: beh, ha 33 anni, a maggio ne farà 34, però comunque può fare molto meglio. Speriamo già a partire da questa partita. Intanto ha segnato il primo gol in Coppa Italia con la Fiorentina. Speriamo davvero che possa segnare anche contro la sua ex squadra. 4-3 con due parità. Poi sugli attaccanti, tutti mettono Lukaku, Cristiano Ronaldo, però per me Lukaku, tanto è vero che era in trattativa con la Juventus, lo scambio con Dybala, quando poi è andato all'Inter, ve lo ricorderete, quell'agosto 2019, e Lukaku, Cristiano Ronaldo sarebbe una coppia perfetta, perché Cristiano Ronaldo vuole un 9, che va, prima era Benzema, poi poteva essere Higuaín, poteva essere lo stesso adesso Morata, quindi... Sì, sono i due che segnano di più, i due che spostano gli equilibri, i due che vogliamo, però per me il 9 è Morata, il 9 è Lukaku, la prima punta, mentre Cristiano Ronaldo parte da più o da esterno o da dietro, da lontano, e quindi è più Cristiano Ronaldo Lautaro, e oggi è per forza Cristiano Ronaldo il voto, augurando a Lautaro di vincere la metà di quello che ha vinto Cristiano Ronaldo. Quindi eravamo 4-3 con Ramsey e Vidal, 5-3 Lukaku Morata, voto Lukaku, però grande attenzione a Morata che sta facendo veramente molto bene, sperando anche che Lukaku sia almeno al 90%, e Cristiano Ronaldo 5-4. Quindi il mio uno contro uno, cercando, ripeto, di essere il più ancorato alle prestazioni, quindi ho votato anche Chiellini, ho dato la parità a Skriniar Danilo, la parità a Bentancur Brozovic, avrei potuto dare la parità a Chiesa... Hakimi, però sì, per me in questo momento è giusto votare Hakimi così come votare Barella. Quindi ricapitolando, 5-4 con Chesney, De Vrij, Chiellini, parità Danilo Skriniar, Hakimi, Barella, parità Bentancur Brozovic, Ramsey, Young, Lukaku, Cristiano Ronaldo e poi Conte Pirlo, Conte, sperando che la lettura della partita nei secondi tempi in questo secondo tempo sia quella giusta, quindi attenzione all'impiego di Sanchez da una parte, di Kulusevski dall'altra, di McKennie che già, se non giocherà dall'inizio, è un quasi sicuro entrante a partita in corso, e dall'altra Darmian per Young, e a centrocampo vediamo Sensi che uscì proprio in quell'Inter-Juventus, la partita post partita dove Conte definì grattacielo la Juventus. Io credo che dopo un anno e mezzo di lavoro si possa dire che anche l'Inter adesso non sarà un grattacielo, però non sarà nemmeno quella squadra che dice: no, non ci dobbiamo illudere, non dobbiamo pensare, non dobbiamo, ma si va in battaglia e si gioca per vincere. Poi può andare bene, può andare male, ma poi sono sicuro, ovviamente l'ha detto anche Pirlo, che ha voluto fare l'allenatore perché erano le lezioni di Conte che lo esaltavano, che prima di andare in campo non ha mai avuto un allenatore che lo motivasse così tanto. Quindi io ci credo che Conte non si rivolge allo spogliatoio come
a noi quando c'è la conferenza, però anche un po' più di qualcuno diceva Mourinho è paraculo. E vabbè, un po', allora va bene anche esserlo, calarsi un po', come diceva Mourinho, mettersi il pigiama della squadra che si allena per entrare in empatia. Conte l'ha detto all'inizio: a me non interessa entrare in empatia con nessuno, io do il massimo, voglio vincere. E poi se mi seguiranno, vorranno bene anche i tifosi, è perché per quello che sono, ma non devo ingraziarmi nessuno. Forza, forza Inter, sarò a San Siro, spero di portare alta la bandiera anche per voi che non potrete esserci. Ci sentiamo per le videopagelle proprio dal Meazza dopo le conferenze varie. Sempre forza Inter, giornata campale, questa è una giornata molto molto importante, bisogna fare un passo in avanti. Vediamo cosa dirà il campo. Ma comunque siamo due mondi diversi, due rette parallele che non si incontreranno mai. Qualcuno diceva gli indiani, i conquistatori, i cani e i gatti. Gli opposti, gli opposti, gli opposti. E orgogliosamente e in modo fiero andiamo a seguire dalla parte opposta di quel mondo là il nostro di amore, la nostra di passione. E poi ovviamente stiamo parlando di sport e quindi è giusto anche rispettare l'avversario, però nemmeno dipingere alla vigilia, fare il panegirico, ci sarà tempo per fare gli applausi agli altri, ma adesso testa bassa e pedalare, per dirla alla Conte, che non sia scintilla ma sia dinamite, che sia dinamite. Forza Bigrom, forza Lautaro, forza TGV, Hakimi a destra, forza a tutti, che sia una bella serata, anche perché poi il Milan gioca lunedì. Può comunque approfittare in qualsiasi caso su una delle due, poi c'è l'ultima d'andata per la volata di campione d'inverno. Sempre forza Inter, ciao 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 a tutti, iscrivetevi al canale, grazie a tutti quelli che lo sostengono con la super chat durante i nostri live. Se non l'avete visto, vi invito a recuperare Obiettivo Inter di giovedì, dove abbiamo approfondito ancora di più i temi di Inter-Juventus con i nostri ospiti. E poi ringrazio anche Luca per aver utilizzato stasera il link sotto il video, sotto i nostri live, per sostenere sempre il nostro canale. Videopagelle domenica sera e poi sia lunedì, sia martedì che mercoledì di pomeriggio. Telefoni aperti per commentare questa partita e non solo, le ultime fasi di mercato, ripeto anche per capire se Eriksen andrà in prestito in Premier oppure no. A presto e in bocca al lupo per questa serata di Inter-Juventus, Derby d'Italia e che Derby d'Italia sia. Ciao da Michele Borrelli, sempre Forza Inter.